Quattro progetti a sostegno dei servizi delle politiche di parità sono stati presentati oggi a Palazzo San Giacomo. La stabilizzazione dei laboratori per l'alfabetizzazione digitale vuole fornire le necessarie conoscenze e capacità informatiche per contribuire a migliorare l'occupabilità e riempire il dislivello digitale tra donne, uomini e persone LGBT. Il Taxi Rosa poi promuove i voucher taxi del valore di 5 euro prepagati ad uso esclusivo delle donne ed ha lo scopo di far crescere la sicurezza delle donne nelle ore notturne. L'Archivio dell'Unione Donne Italiane, un polo archivistico documentale sulla storia delle donne di Napoli e d'Italia, servirà per facilitare la conservazione e lo studio della memoria storica delle donne. Infine, il Cineforum ai quartieri spagnoli sarà uno sguardo sul mondo delle donne attraverso linguaggi e modalità differenti. Sono progetti che riguardano innanzitutto la sicurezza, cioè consentire alle donne di potersi muovere con maggiore sicurezza nelle ore notturne, e sono i Taxi Rosa. È un progetto in via sperimentale perché non avevamo molte risorse a cui attingere, però avviamo un percorso che spero di poter poi potenziare con i fondi della Comunità Europea, perché consentirà alle donne di usufruire di 5 voucher di 5 euro ciascuno. Devo dire, anche riconoscendo il contributo che hanno dato le categorie dei taxi, delle radiotaxi, che hanno messo un euro per ogni voucher, quindi rinunciando anche a qualcosa che riguardava loro, ed è uno. Poi siamo riusciti a collocare l'archivio UDI, che è un archivio documentale che è la memoria del movimento delle donne in Campania. Siamo riusciti a collocarlo insieme all'archivio che noi già deteniamo nella Casa delle Donne, al Centro Donne, al ex Palazzetto Urban via Monte Calvario. Altro progetto, riattiviamo i laboratori di informatica, perché a Napoli c'è quello che viene definito il digital divide, per cui le donne hanno meno accesso a internet, conoscono meno l'utilizzo del computer e quindi anche di potersi mettere loro sul mercato con le loro iniziative, e consentiamo così alle donne di fare 20 ore, sono 600 ore in tutto e 30 laboratori in tutte le municipalità. Sono già attivi, adesso noi li presenteremo, ci saranno pure gli esperti e gli operatori che avviano questo percorso, per cui loro daranno i tempi, ma sono già attivi, nel senso che abbiamo già preparato tutta, diciamo, l'attrezzatura per poter sia avere i voucher, 5 per ogni donna, sia poi per partecipare ai laboratori digitali. Quindi è una cosa, cioè noi presentiamo qualcosa che è già operativa.